Uno, due, tre. Yeah. Benvenuti nella prima puntata di Story. Questa sarà una serie composta da vari documentari realizzati da me su determinati fenomeni socioculturali. Oggi tratteremo un argomento che riguarda la musica, nello specifico il genere trap. Un fenomeno che in Italia inizia ad apparire nel 2011, ma nel 2015 incomincia ad emergere e a rivoluzionare lo scenario italiano, sia dell'hip hop stesso che della discografia italiana, portando al successo ragazzini che dalla strada di periferia si ritroveranno, grazie alla diffusione internet e in particolare al successo dei loro videoclip su YouTube, salire rapidamente le classifiche musicali italiane. Di ciò ne parlò lo stesso Sfere Basta, che grazie a questo genere e al successo su YouTube è diventato un vero e proprio idolo e influencer di molti giovani, riuscendo a crearsi un vero e proprio business. Ascoltiamolo. È stata la musica, non so quanto avrei potuto viaggiare, girare, guardare, esplorare, connettermi, espandermi. Cioè, io il giorno che ho schiacciato su condividi con Panette o con Cini, per dire, cioè, ho cambiato la mia vita, non so. Però se ci pensi ai tempi, non è che avevano fatto tutte quelle visualizzazioni. Cioè, adesso, capito, siamo entrati nell'era del milione in 3 giorni, milione in 1 giorno, capito, non so come dire. Ai tempi proprio si stava creando l'attenzione, quindi era ogni risultato era un traguardo, no? Cini mi pare che avesse fatto 70.000 il primo giorno, se non mi riesco, o 40.000 o 70.000, comunque non una cifra, sai, spropositata. Adesso probabilmente 40.000 le fai in un'ora. La musica trap, come ho già detto nella intro, è apparsa in Italia solamente nel 2011. Precisamente il primo rapper ad esportare questo nuovo tipo di sound fu Gué Pequeño, con la sua canzone Ragazzo d'Oro in featuring con Caneda. Infatti molti pensano che la trap in Italia l'abbia portata a Sfere Basta, ma in realtà non è così. Però direi di farvi ascoltare subito uno spezzettone di Ragazzo d'Oro. Tanto a noi ci risputeranno, Jordan 7, 0 di Adora, Flow Macete, web e Dio ora, lingua di piombo, ratatà, senza occhiali, avatar. Come avrete potuto ben ascoltare, la base musicale di questo pezzo è sicuramente trap. Tra l'altro che io a questa canzone ci sono abbastanza affezionato, visto che è stato uno dei miei primi pezzi che ho ascoltato. Comunque, prima di riprendere con il documentario, vi invito davvero ad iscrivervi al canale e a lasciare un like per supportare questa serie. Inoltre saluto anche 8 iscritti, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video trovate tutte le regole in descrizione. I 4 uniti: Rocky Balboa, Brian 34, Spike Boom, Wolfstein, Jungle Dead, Diego Giorgini e Andrea Nicolau. Il fenomeno trap in Italia, come abbiamo ben visto, è arrivato solamente, o per i non amanti sfortunatamente, nel 2011. Negli States invece era già ben radicato a partire dagli anni 90. Non a caso molti trapper italiani hanno poi ammesso in alcune interviste di essersi proprio avvicinati a questo genere ascoltando brani stranieri. Oltre a Gué, uno dei primi, se non proprio il primo, ad aver fatto esplodere questo genere musicale qui in Italia fu proprio Gali. Infatti questo ragazzo, all'epoca 24enne, iniziò a riscuotere sempre più successo, raggiunse il suo apice di successo il 28 ottobre 2016 con l'uscita del suo singolo Ninna Nanna, che durante quel periodo riscosse molto successo. Attualmente il singolo conta 4 dischi di platino e oltre 93 milioni di visualizzazioni su YouTube, numeri davvero da capogiro per un ragazzino della periferia milanese, precisamente di Baggio, che, come disse stesso lui in questa canzone, passò dalla stalla all'essere una stella. Come fa?
ricordo un concerto dei Club Dogo, e a fine concerto scesero dal palco per fare un po' di foto, la feci anch'io, e guardai Gue e gli dissi: Gue, mi raccomando, ricordati di me perché un giorno ci rivedremo. Uno degli esponenti più influenti in Italia e anche in Europa, considerando che a breve uscirà un pezzo in collaborazione con Drake, è sicuramente Sfera Ebbasta, alias nella vita reale Jonathan Boschetti. Rapper della periferia milanese, precisamente di Cinisello Balsamo, che iniziò la sua avventura con il rap nel 2012, senza però riscuotere un grande successo su YouTube. Infatti totalizzava pochissime visualizzazioni, come lui stesso ha ammesso in alcune interviste. I suoi primi progetti furono due mixtape, cioè Emergenza Mixtape volume 1 e 2. Perché ci prendiamo tutto? Prima di pensare ai contanti firmando un contratto, eravamo gli imprenditori più bravi del parco. Ha! Fare i soldi è una missione, dipendenti dal denaro come il cane dal padrone. Tu stanne fuori dalle nostre storie, non c'è visto in faccia, siamo come i tabaccai e le poste, ci trovi sempre in piazza. Il vero successo di Sfera Ebbasta però inizia ad arrivare solamente nel 2015, anno di uscita del suo primo album Per Davvero. Nel 2016 però, con l'uscita dell'album Sfera Ebbasta, ha iniziato a raggiungere i primi grandi traguardi e risultati. Questo album, a differenza di Per Davvero, incomincia piano piano a distaccarsi dai temi del precedente, tra cui il disagio tipico delle periferie. Infatti basta ascoltare il brano Notti per notare un cambiamento di Sfera Ebbasta in questo album, che sicuramente già in quel periodo stava incominciando a vedere i primi guadagni. C'è da dire che l'obiettivo di Sfera Ebbasta era quello di creare un movimento, cioè proprio il movimento del genere musicale trap, che poi alla fine nel corso degli anni è riuscito a completare, coinvolgendo molti suoi amici artisti come per esempio Tedua, Easy, la Dark Polo Gang, con cui già in quel periodo stavo collaborando. In questo momento, se tu pensi al rap italiano, è come se noi fossimo stati il sasso, no? Lanciato nel lago, che ha fatto tanti schizzi dai quali sono nati poi tutte le altre varie realtà che in questo momento sono la realtà del rap italiano, perché comunque chiunque è stato schizzato, non so come dire, chiunque ha avuto l'acqua addosso quando siamo usciti. Però sta di fatto che comunque realisticamente il sound in Italia adesso portante è questo. La trap italiana inizia quindi a formarsi seriamente nel 2015 con Gali, Sfera, Tedua, Capoplazza, Easy e la DPG, a cui poi si aggiungeranno altri personaggi. Sicuramente però i due esponenti principali di questo genere in Italia sono stati Gali e Sfera, che hanno messo sotto i riflettori internazionali la trap italiana. Infatti, che piaccia o meno, questo genere è molto apprezzato all'estero, e non solo i due artisti ma anche i producer italiani, in primis Charlie Charles, sono molto seguiti da artisti famosi internazionali. Uno dei featuring più importanti di questo genere qui in Italia è stato quello tra Sfera Ebbasta e Quavo de Migos con il brano Cupido, che mi sembra inutile dire entrò anche nella top 100 dei brani più ascoltati a livello mondiale su Spotify, cosa che prima non era mai successo. Sicuramente per Sfera Ebbasta sarà stata un'enorme emozione passare dalla periferia milanese, cioè da Cinisello Balsamo, alle vette internazionali della musica. Come fa Roma?
Questo primo episodio di Story finisce qui. Come avete potuto ben vedere in questo episodio, abbiamo visto la nascita, lo sviluppo e il successo che sta almeno per il momento riscuotendo questo genere musicale, molto amato quanto odiato, che ha davvero rivoluzionato la vita di alcuni ragazzi di periferia, che improvvisamente grazie ad internet si sono ritrovati ad essere gli idoli di molti ragazzi. Comunque qui sotto nei commenti consigliatemi un personaggio o un argomento da trattare nella prossima puntata di Story. Se siete nuovi comunque iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like. Inoltre se volete seguitemi anche sul mio profilo Instagram, ClaudioArt_official.